Come già sapete, perché mi pare che l'avete già scritto, noi abbiamo riaperto le indagini dopo parecchi anni a seguito di istanze che ci sono pervenute dai legali delle parti offese, quindi dai legali della famiglia Panzini e anche degli altri marinai che trovarono la morte in quella brutta notte del 4 novembre del 94. E sono qui presenti anche i legali delle parti offese ed è presente anche la signorina Maria Panzini, che è la presidentessa dell'associazione che raccoglie le parti offese. Poi, signori avvocati, se mi dite i vostri nomi, lei avvocato, me lo ricordo, no? L'avvocato Persico, l'avvocato Ascanio Amendoni e l'avvocato Giacomo Ragno assistono quindi, ciascuno per la parte di propria competenza, alcune delle parti offese. Quindi ho voluto anche la vostra presenza perché voglio dare atto che attraverso questa vostra istanza propositiva, da parte vostra, il collega Maralfa e anche il procuratore aggiunto si sono occupati di rivedere tutta la situazione pregressa delle indagini, che ha portato per ben due volte a una richiesta di archiviazione. Una richiesta di archiviazione che potremmo dire oggi non poteva che essere rivolta in tali termini, in quanto è mancata ai colleghi che ci hanno preceduto in questo lavoro la possibilità di acquisire documentazione che facesse chiarezza e luce su ciò che era accaduto in quella notte. E quindi, a fronte di quella di un'assenza di documentazione determinante, a fronte di alcune conclusioni peritali dell'epoca, ecco, sì, perché c'era un discorso di classificazione, non si è potuti arrivare a chiarire meglio ciò che era accaduto e quindi si è rimasti nel vago. Infatti, se voi riprendete i decreti di archiviazione dell'epoca, chi ci ha preceduto è rimasto nel vago proprio per l'assenza di queste indicazioni più specifiche. Ora il discorso è cambiato, quindi grazie all'impegno delle parti offese, ma anche all'impegno dei colleghi Maralfa e Giannella, coadiuvati dal Comando Carabinieri, Comando Provinciale, Compagnia di Trani Carabinieri, possiamo dire che ci troviamo forse con molta probabilità vicini a una svolta decisiva per le indagini. Non possiamo entrare nello specifico di certe domande che voi sicuramente vorrete porci, perché c'è il segreto istruttorio, lo capite benissimo. Però abbiamo ritenuto ugualmente di incontrarvi e comunicarvi tutta una serie di attività che sono state svolte, che sicuramente ci porteranno a capire per la prima volta, a risolvere uno dei tanti misteri italiani, e sicuramente Francesco Padre è di pari dignità rispetto a tanti altri misteri della nostra storia. E ritengo peraltro doveroso anche nei confronti dei familiari di questi marinai scomparsi che si faccia chiarezza e che possano finalmente capire, darsi pace di una situazione che li aveva e li ha continuamente sconvolti. A ciò aggiungo ancora che mi sembra anche opportuno che questa chiarezza si faccia in nome e per conto anche della marineria molfettese, che è sicuramente un momento di orgoglio e di prestigio per la nostra regione. Tutto questo quindi si colloca all'interno di questa nuova rivisitazione di indagine. Ricorderete che si trattava di una operazione Sharp Guard, si chiamava, dove erano impegnate in acque internazionali 10 unità di superficie e 3 sottomarini che avevano il compito di
controllare l'embargo nei confronti del Montenegro, che in quel momento viveva una guerra, no? La Serbia-Montenegro, molto molto cruenta, e quindi c'erano questi accorgimenti. Vi devo dire che questa possibilità che oggi si offre, ripeto, parte dall'aver declassificato, no? Perché sono passati più di 5 anni, poi vi spiegherà il collega come funziona questo momento della segretezza, ogni 5 anni si abbatte, e non essendoci allo Stato un segreto di Stato, abbiamo potuto così rivolgere delle rogatorie all'estero, acquisire attraverso i carabinieri documentazioni presso i comandi NATO, e in data odierna, se non mi sbaglio, ecco, verrà notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una richiesta ufficiale dei documenti che all'epoca riguardarono questo tipo di operazione e che furono acquisiti anche dalla Marina italiana, secondo quello che abbiamo appurato. Ed erano i documenti segretati? Erano, insomma, classificati. Attenzione, è così, no? Sì. Classificati. Quindi ci tengo poi a chiudere questo prologo mio molto, molto sintetico, dicendovi appunto che da parte sia delle autorità straniere che delle autorità italiane abbiamo incontrato una massima collaborazione. Ora, se domani dovesse esserci opposto un segreto di Stato, questo ancora non lo sappiamo, però voglio dire, al momento con tutte le attività istruttorie e le acquisizioni documentali che sono state fatte, di cui poi vi riferirà sempre nell'ambito del segreto istruttorio, per cui vi invito veramente a non fare domande specifiche, ritengo di potervi ribadire ancora una volta il concetto iniziale. Forse siamo vicini a una svolta.